Ciao amici, bentornati in un nuovo video. In onore dell'arrivo di Genshin ufficialmente anche in italiano, che arriverà il 7 dicembre, ho pensato di fare questa piccola guida per riparlare, o meglio, definire anche meglio qua su YouTube, che non l'avevo mai fatto, come funziona il banner evento, perché probabilmente l'arrivo di Genshin italiano comporterà anche l'arrivo di tantissimi nuovi giocatori e di conseguenza qual è il modo migliore per dare il benvenuto ai nuovi player se non spiegargli una delle cose più importanti di questo gioco, ossia come funziona il banner temporaneo. Quindi io pensavo che fosse carino fare questa piccola guida da mettere insieme alle altre delle cose da fare e non fare beginner che trovate sempre sul canale, e quindi niente, siamo qui per questo. Ma prima di tutto, visto che comunque YouTube non lo uso tanto quanto il sito Viola, magari siete nuovi e non mi avete mai visto prima, quindi benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maui, in arte Minish Maui, in arte è sempre un po' cringe da dire, però vabbè. E niente, sono una streamer e content creator ufficiale di Genshin. Questo è il mio canale YouTube dove posto contenuti di cosa abbiamo fatto in live o qualche piccola guida. Mi trovate su tutti gli altri social, tanto vi lascio tutti i link qui sotto. E niente, godetevi questo video. E se volete per caso la spiegazione su come funzionano anche il banner delle armi e il banner permanente, ditemelo che magari ci facciamo un video a parte, perché oggi parleremo del banner evento. Eccoci qua nella schermata di gioco. Quindi partiamo proprio dalla base totale, come se appunto aveste iniziato oggi, perché magari c'è qualcuno di veramente veramente nuovo. Allora, che cos'è il banner evento? Il banner evento è questo che vedete accanto a me, che è un banner che ha una durata limitata, che è un po' coperta dalla webcam, ma si capisce che c'è un tempo che sta scadendo. In questo caso mi segna 7 giorni, perché fra 7 giorni ci sarà il cambio di patch, che prevede sostanzialmente la possibilità per un tempo limitato di evocare un personaggio in particolare. Qui accanto a me trovate Yae, ma se vedete in alto accanto c'è anche l'immagine di Child, perché ci sono dei patch particolari in cui invece di un singolo banner per parte di patch ce ne sono anche due in contemporanea, come è in questo caso e come sarà nella prossima patch. Ormai hanno sviluppato questo meccanismo di mettere due personaggi in contemporanea, cosa che nel primo anno e mezzo di gioco non c'è stata, sono state rare le occasioni in cui c'era, quindi è una cosa un po' più recente che hanno introdotto. Di solito era un personaggio nella prima parte di patch, un personaggio nella seconda. Comunque partiamo dalla base intanto. Che cos'è il banner evento? Il banner evento è un banner temporaneo, quindi che ha una durata limitata, che vi dà la possibilità di evocare un personaggio in particolare. Una volta che il banner finisce, il personaggio in questione, quello nella splash art, non sarà più evocabile per un'altra durata di tempo, fino a che non tornerà di nuovo pullabile. Quindi il banner d'evento è sempre da tenere d'occhio se siete interessati a un personaggio in particolare, perché avrete quella soglia che va dai 20 ai 15 giorni, in base a come decidono di organizzare la patch, in cui avrete la possibilità di evocarlo, dopodiché dovete aspettare tempo. Ci sono personaggi che alcune volte li rimettono dopo 3-4 mesi, ma sappiate, ci sono dei personaggi che aspettano addirittura un anno per farli pullare. Quindi molta 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 attenzione a chi e quando lo volete pullare. La cosa più importante da tenere d'occhio quando si tirano le pull nel banner è tenere innanzitutto d'occhio delle particolari regole. Voi sapete che c'è una regola fissa, matematica, che fa sì che praticamente ogni 10 singole voi abbiate garantito un 4 stelle. O vi fate una multi, o vi fate 10 singole, ne avete uno garantito. Questa però è una regola che varia in base a alte percentuali interne al banner, perché ogni singola può essere un 4 stelle, ogni singola può essere un 5 stelle. Il punto è che le percentuali sono estremamente basse, sicuramente quella dei 4 stelle è più elevata di quella dei 5 stelle, di conseguenza quando tirate una multi è facile trovare 2 4 stelle nella multi, addirittura 3 se ne vedono, io ne ho viste addirittura 4 a volte, è tutto probabile. Quello che è importante a tenere di conto è che se voi per 9 singole non trovate un 4 stelle, siete sicuri che la decima singola sarà il vostro 4 stelle. E quindi se tirerete una multi da 10 avete la certezza di avere almeno un 4 stelle nella vostra multi. I 4 stelle come si trovano? È molto semplice. Ne avete tutto il pool dei 4 stelle disponibili per ora in gioco, sempre pullabile nel banner, tranne le famose 3 eccezioni che sono presenti solo nel permanente, che sono Keia, Lisa e Amber, che sono quei personaggi che voi riceverete a inizio gioco quando fate i primi 10 livelli della storia. Quindi sono comunque personaggi che in un modo o nell'altro tutti noi otteniamo. Per tutti gli altri esiste la possibilità di trovarli in tutti i banner, solo che ci sono 3 personaggi per banner che sono in rate up. Il significato rate up è quello di avere più probabilità di trovarli, e sono quelli che sono rappresentati qui accanto a me nella splash art. Abbiamo Yae Miko, o Child se guardiamo l'altro banner, che è il personaggio 5 stelle del banner, e poi abbiamo i 4 stelle, che sono in questo caso Toma, Eizu e Layla, che è un personaggio nuovo. Il simbolo up vicino a Layla vi indica proprio che questi sono i personaggi in rate up.
Ma questo non significa che non possiate trovare un Bennett, una Beidou, una Barbara o un qualsiasi altro personaggio 4 stelle fino all'uscito. La percentuale e la probabilità è più bassa, ma è sempre possibile. Quanto riguarda il 5 stelle, apriamo il tasto dolente di cui tantissimi di voi ancora, nonostante giochino da tempo, in live sia sul sito Viola che anche su TikTok e sulle altre piattaforme mi chiedono sempre. Che cos'è il 50 e 50? Partiamo dal presupposto, facciamo finta che nel mio account io non abbia mai pullato, che l'account mio sia nuovo, l'abbia creato oggi e per la prima volta mi trovo davanti questo banner, il banner di Yae. Quando voi pullerete la prima volta nel vostro account avrete proprio questo maledetto 50 e 50. Ma che cosa significa esattamente? Significa che quando voi pullate, nel momento in cui vi riesce il raggio dorato, che è il 5 stelle, voi avete una determinata probabilità, che è il 50%, di trovare il personaggio che vedete accanto a me, quindi Yae, quindi il personaggio che è del banner evento, che è speciale per questi 20 giorni e poi scompare per un tot di tempo, o uno degli altri 5 stelle che sono invece sempre presenti in rotazione e che vi fanno vincere o perdere il 50 e 50, che sono Diluc, Mona, Keqing, Jin, Cici e da poco, dalla 3.1 per precisarsi, anche Taignari. Quindi cosa significa? Significa che mettiamo che io tiro una multi, sono fortunatissima, mi esce subito il raggio dorato e arriva un 5 stelle. Che cosa succede? Se io trovo Yae, vuol dire che io ho vinto il 50 e 50, perché avevo il 50% di probabilità che uscisse lei, che è il personaggio speciale del banner, o che mi uscisse uno fra tutti gli altri 6 che vi ho elencato. Se io ho trovato Yae, ho vinto il mio 50 e 50 e questo significa che se io continuo a pullare, per esempio nel banner di Child, perché voglio poi apprendere anche Child, e mi esce di nuovo il raggio dorato, avrò di nuovo il 50% di probabilità di trovare Child o uno degli altri 6. Tuttavia, se io invece nella mia multip su Yae sono sfortunata e mi esce Mona, o mi esce Taignari, o Cici, o uno degli altri che vi ho elencato, significa che io il 50 e 50 l'ho perso, perché io puntavo a trovare Yae, ma ho trovato uno degli altri, quindi ho perso. E quindi questa cosa comporta poi nel banner che la volta dopo, che sia la singola dopo, che sia dopo tre multi che avete tirato, che sia alla 90esima singola del banner, il personaggio sarà assolutamente quello del banner in questione, quindi in questo caso sarà per forza Yae. Cioè se io trovo Mona e poi ho di nuovo il raggio dorato dopo è per forza Yae. Se io però non ho abbastanza primogems e non riesco più a pullare nel banner di Yae, passano questi 20 giorni e quindi arriviamo al banner dopo, che possiamo, sappiamo è Scaramouche ad esempio, e io tiro magari una multi, ho il raggio dorato, io sono sicura che avrò Scaramouche, perché nonostante il banner si aggiorni, non si aggiorna il fatto che voi avete perso o vinto il 50 e 50. E quindi se io, per esempio, smetto di giocare oggi, mi rimetto a giocare fra 3 mesi, l'ultimo personaggio che avevo trovato in questo banner era Mona, e fra 3 mesi mi hanno messo Zhongli ad esempio, io tiro una singola, ho il raggio dorato, sarà Zhongli, anche se io non ho giocato per queste patch che sono passate, proprio perché c'è questa regola del 50 e 50, che se voi lo vincete avete di nuovo la volta dopo il 50 e 50 di probabilità di trovare appunto Yae e successivamente Scaramouche, ma se voi lo perdete, trovate Mona, trovate Diluc, la volta dopo avrete garantito il 5 stelle del banner evento, che sia il banner evento in cui siete adesso o che sia uno che sarà essere fra 3 mesi, fra 5, fra 6 o anche fra un anno. Spero che il discorso del 50 e 50 sia abbastanza chiarito, comunque se ne avete bisogno io ve lo ripeto in live tutte le volte che volete, ma a me l'abbiamo fermato il concetto anche qua. Parliamo adesso di numeri all'interno del banner, che è un'altra cosa molto importante. Noi sappiamo che il banner di Genshin presenta un PT, ossia praticamente ha una scala di pull che voi potete fare fino al 90esimo gradino, che se voi per gli 89 gradini precedenti non avete trovato il 5 stelle, avete la certezza che il 90esimo gradino di questa scala è il 5 stelle. Che sia quello del banner o non, ve l'ho spiegato prima. Ora mi limito a parlarvi di questa cosa. Quindi il 90esimo è per forza 5 stelle, se non ne avete trovati altri prima. Se voi tirate 2 multi e avete fatto appunto i vostri 19 gradini, al 20esimo gradino vi esce il 5 stelle, da quel momento la scala si resetta. Tornate a piano base e ripartite con le pull 1, 2, 3 come gradini di una scala, così via. C'è un punto all'interno di questa scalinata che è un punto particolare, perché è un gradino particolare, che è la 76esima evocazione. La 76esima evocazione ha una percentuale più elevata che quella sia la pull del 5 stelle. Infatti la maggior parte delle 5 stelle escono intorno a quella pull lì, che è la pull numero 76. Quindi voi sapete che quando arrivate al 76esimo gradino della scaletta,
avete quella probabilità in più che sia il 5 stelle. Ma non è sempre così. Ci sono alcune volte che si ha fortuna ed esce anche al terzo, quarto, quinto gradino, altre volte dovete andare oltre la 76, all'80esimo, 82esimo. Io personalmente sul mio account la volta che sono arrivata più alta della scala sono arrivata all'87esima pool, ma so anche che c'è chi è arrivato al 90. Altra cosa molto importante da tenere di conto, questo non è vincolato ai 4 stelle. Come vi ho detto, i 4 stelle ce n'è uno ogni 10. Minimo, ma anche per i 4 stelle la scala si resetta. Se io faccio 3 singole e mi esce un 4 stelle, non vuol dire che dopo 7, che sarebbe la decima singola, ne avrò un altro perché ne ho tirate 10. Vuol dire che dallo scalino numero 3 ricomincerò a contare scalino 1, scalino 2, scalino 3 anche per i 4 stelle fino al decimo. Quindi se non ve ne esce più nessuno fino a 10 scalini e ne avete trovato un 4 stelle allo scalino numero 3, lo scalino dove lo troverete sicuramente successivamente sarà il numero 13, quindi esattamente dopo 10. Ora che vi ho spiegato il funzionamento del singolo banner, ultima cosa importante a tenere di conto: come funziona invece il sistema tra banner, perché ovviamente due banner in contemporanea hanno un senso di esistere. Svincolatevi da quello permanente e da quello army, quelli che non ci interessano, perché gli unici due che sono in comunicazione fra di loro sono appunto i due banner eventi quando ci sono in contemporanea. Cosa c'è in comune? Il PT. Il PT è shareato, è condiviso. Questo significa che se voi siete a PT75 nel banner di Yai perché avete tirato 75 singole in questo banner e tirate una singola nel banner di Child, non è perché non avete pullato nulla in Child, allora qui siete a zero. Siete a 75. Il PT è lo stesso, quindi molto attenti, non tirate singole nel banner che non vi interessa, perché vi alzate il PT e potrebbe uscirvi il 5 stelle del banner che non volete. Cioè se io voglio Yae, tiro la 76esima di qua, c'è il raggio dorato, esce il 5 stelle, io trovo Child, non trovo Yae, quindi non ha senso rischiare. Pullate nel banner del personaggio che vi interessa e tutto il PT riguarda anche i 4 stelle, quindi i 4 stelle sono gli stessi, il sistema di scalata è lo stesso, quindi è identico. Mi raccomando, è importantissimo questo. All'inizio questa cosa aveva destato un po' di scalpore quando l'hanno annunciata, un annetto fa ormai, perché non si capiva se fossero due PT diversi, ma vi assicuro che i due PT non sono diversi, ce n'è uno solo che è condiviso fra i due banner. Ricordatevelo quando pullate, soprattutto se siete free to play, perché il rischio di trovare l'altro 5 stelle c'è sempre, perché è vero che è più facile trovare i personaggi dalla 76esima pull in su, ma non è sempre così. Io ho trovato un sacco di personaggi nelle prime 10 singole, nelle prime 20, nelle prime 30, e come me tanti altri di voi sicuramente, quindi potete capire che il rischio è sempre dietro l'angolo, e dato che comunque le primogens si farmano, ma si farmano comunque con calma, e accumulare, soprattutto se si è free to play, è abbastanza impegnativo, non sprecate le vostre energie pullando erroneamente nei banner. Mi raccomando! Sappiate poi, soprattutto se siete nuovi, che ci sono delle condizioni particolari che sono le vere e proprie botte di culo, che sono quando trovate più di un 5 stelle nella solita multi. È una cosa molto rara, io gioco da 2 anni e qualche mese, vi è capitato soltanto 2 volte nonostante pull in tutti i banner, però succede, è successo a me, è successo a ragazzi della mia community del sito Viola che vengono a pullare durante le live, che facciamo le pull insieme. Sono cose che succedono, rare, ma che sono sempre belle da vedere e danno sempre un sacco di adrenalina. Ad ogni modo, io spero di avervi spiegato tutto al meglio, se qualcosa non vi è chiaro, mi trovate in live sul sito Viola tutti i giorni, escluso il sabato, da circa le 15 in poi, fino all'ora di cena. E ci passiamo i pomeriggi insieme giocando a Genshin e non solo, quindi io vi aspetto per qualsiasi domanda, mi trovate lì. E un'altra piccola tip mia particolare: Genshin Impact non è un gioco PvP, è un gioco che si basa sul PvE, il che non vi impone di dover pullare tutti i personaggi che escono. Soprattutto voi che siete ragazzi che stanno iniziando ora o che siete free to play e quindi non spendete soldi, pullate sempre chi vi piace, sempre, perché non è un gioco PvP come gli altri giochi mobile gacha che c'ha un meta e che si aggiorna costantemente con il meta del personaggio nuovo che arriva, che stravolge tutto. Qui non è così, qui anche un team di soli 4-4 stelle e 4-4 stelle vi garantisce l'abyss a 36 stelle senza problemi, quindi fidatevi di me, questo gioco è fatto per goderselo. Pullate i personaggi perché vi piacciono, perché li volete provare, non perché se no rimanete indietro. Non funziona così Genshin, e questo è anche uno dei motivi per cui io lo amo tantissimo, perché dà la possibilità a tutti
anche se non tutti hanno la stessa disponibilità da un punto di vista di risorse, quindi anche semplicemente l'investire dei soldi in un gioco, quindi permette anche ai più piccolini di poterselo godere allo stesso modo ed avere quel brio, quel brivido quando vi esce il 5 stelle che volevate pullando nel banner. Quindi io mi raccomando, Genshin è fatto per divertirsi, non per arrabbiarsi sui banner perché escono eccetera. Godetevela, godetevela, tanto giocando le primogems le fate, quindi mi raccomando. Noi ci vediamo sul sito Viola, dove mi trovate in live a giocare a Genshin e non solo. Sul mio account Instagram faccio anche i cosplay di Genshin, se vi va di passare a lasciare qualche cuoricino mi fa solo che piacere. Sul mio account TikTok, dove tratto principalmente di Genshin pure lì, quindi se siete dei Genshin lover io vi aspetto un po' ovunque. Vi ringrazio per l'attenzione, se qualcosa non mi è chiara venite pure a scrivermi in live e noi ci vediamo in un prossimo video. Fatemi sapere se volete quelli sugli altri banner e anche qualche altro video guida che io tralascio un pochino di più il mondo di YouTube perché sono più da live, perché mi piace proprio il contatto diretto. Però se sono cose che possiamo fermare su questo altro social, tenerle belle ferme in maniera tale che siano fruibili anche ulteriori volte in cui non sono presenti in live, fatemelo sapere che io sono qui apposta. E quindi vi mando un bacio grande, grazie per la compagnia e ci vediamo. Ciao!